siamo in tensione pure noi. Eccoci, 1, 2, 3, giù le visiere, 4, 5, lo spegnimento del primo Gran Premio dell'anno. Si spengono in questo momento i semafori. Partono adesso, partito malissimo Vegas, affiancato subito, partito malissimo anche Tomasatelia, perde un sacco di posizioni, ottimo invece fusile di ripartenza, Biggi ne guadagna 2 all'interno, contatto dietro. Prende tutta la scia, attiva il DRS in questo momento, prende l'interno, White prova a stringerlo, si costretto ora ad allargare, McCree dall'interno, arriva largo, voilà, pure stato. Incredibile, Pierpapi a chiudere, Skoda è lui il vincitore del primo round della terza stagione. E si appresta White a vincere la sua gara preferita, il Bahrain, e White vince il round 2 della categoria F1 di Strade Racing in Bahrain. Entrambi la benzina praticamente. Ultima curva, White per fare la prima doppietta della stagione. Sì, sì, è lui il vincitore del Gran Premio di Cina. Attenzione, c'è un lungo trenino, c'è un lungo trenino. Preso un mostro all'interno. Mamma mia, sono in quattro. Anche Aurux e anche Messinese ci possono provare tutti. Si aprono in tre. All'interno Freddo Mostro, in quattro. Arriva anche Fusillo. Incredibile, incredibile. Sono in quattro. Filotto. White in chiusura sul traguardo. Non ho più fiato. Chiude la McLaren. Dai al traguardo per primo. Aurux. È primo lui. Fusillo. Terzo. Aurux allora vince. Hakkinen terzo. Guadagna il podio. Don Matteo quinto. Curva 14. 15. Pierpaoli attaccatissimo. Curva 16 finale. Vede per chiuderla. Vince Fede il Gran Premio di Spagna. Ha fatto quest'oggi un qualcosa di incredibile. Ha vinto la pole position, è stato poleman, e vince anche il Gran Premio di Monaco. Messinese con 35 secondi di distacco. Taglia al traguardo, ma probabilmente non sarà lui il vincitore. Arriva Fusillo, prima posizione per il pilota Williams. Vince il Gran Premio del Canada. Grande vittoria. Terza posizione per Aurus, quarto Biggi, Alessio quinto sul traguardo. Torniamo allora dal leader della gara. Quest'oggi leader indiscusso fin dal primo giro. Partenza incredibile, guadagna la prima posizione, poi martella come solo lui sa fare. Fusillo vince il Gran Premio d'Austria ed è la terza vittoria di fila. Andiamo ora avanti perché questo pilota quest'oggi si andrà a prendere la sua rivincita. Vincerà il Gran Premio di Gran Bretagna. È così, ultima curva, White vince il Gran Premio di Silverstone. White, Doc White è il vincitore del Gran Premio di Germania. Grandioso, ed è nuovo leader del mondiale. Godiamoci questa ultima curva del pilota di vittoria di giornata, almeno in pista, che si prende anche il Driver of the Day. E White vince il Gran Premio di Ungheria davanti a Fusillo. F1 Vegas, fondo con le gomme traballanti al 90%, probabilmente 95%, ma Fusillo, nonostante le due penalità, con una gara eccelsa ma quanto rischiosa, vince il GP di Belgio e Fusillo va a festeggiare. Fusillo vince il Gran Premio di Belgio. Suček, che torna alla sua seconda gara in Pipistrello Racing. La scorsa settimana è andata male, oggi invece è andata benissimo. Skoda con la sua Renault Cecchita vince il Gran Premio d'Italia. Cecchita scudata in uscita a destra, ok. Abbiamo l'ultima curva come ultimo punto insidioso. White, oh, fuochi d'artificio da White,
taglia al traguardo e vince il Gran Premio di Singapore. E secondo me se lo porteremo fino ad Abu Dhabi. E allora, terzo settore per White, ultime curve per lui, e si conclude la maratona di oggi, tranne dopo ci saranno comunque le interviste, e White vince il round 16 della categoria F1, round di Russia della categoria. I corniandoli, la bandiera messicana, Vinchi, alla sua prima vittoria stagionale, Vinchi 46! Vince il Gran Premio del Messico ed è una vittoria stupenda, meritata per tutto il lavoro che ha fatto durante l'anno. Mezzo secondo Biggi, non potrebbe provare il sorpasso, penultima curva, ultima curva, un tassello. 3 secondi Biggi. 3 secondi, attenzione, un tassello sempre in più per il mondiale. Fusillo vince il Gran Premio degli Stati Uniti d'America con Biggi che arriva in seconda posizione. Inseguire, buona gara, grande gara di Biggi, grande gara di Fusillo. Terza posizione in pista per White. Ah, non ci interessa più, non ci interessa più, perché Aurux all'ultima curva vince il Gran Premio di Abu Dhabi, fuochi d'artificio che però non sono per lui, sono per Fusillo 97, vincitore della terza stagione di Pipistrello Racing categoria Formula 1. Fusillo vince il Gran Premio di Abu Dhabi, di Emirati Arabi Uniti, e si laurea campione. Signori, un inchino non solo per oggi ma per tutta la stagione.